Ciao a tutti, io sono Ottavia, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un altro video haul. Sono stata in giro l'altro giorno in centro. Vi ripeto, in realtà non cercavo nulla di in particolare, ho preso delle cosine però, sono stata da Intimissimi, però vi dico subito che ho preso delle cose non in saldo ovviamente. Poi mi è arrivato un ordine che ho fatto su Zalando, infatti diciamo che sto iniziando a sbizzarrirmi un po' con gli ordini online. E poi sono, in realtà vi faccio vedere anche una cosa che mi è arrivata per una collaborazione su Instagram, però ve la devo far vedere perché è una cosa bellissima assolutamente. E poi vi farò vedere un'altra cosina di Zara, anche se in realtà non l'ho presa adesso, ma nell'ultimo video haul mi sono dimenticata di mostrarvela, quindi adesso recupero. Comunque, prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un like sotto questo video e di seguirmi su Instagram. Mi raccomando, seguitemi, mi trovate come Ottavia_Scelso. Come sempre vi lascio tutti i riferimenti sia qui che giù nell'info box. La prima cosa che vi faccio vedere è la cosa che ho ricevuto. Vediamo se capite, ma penso proprio di sì, dalla dust bag capite bene che è una borsa. Allora, mi ha contattato questo brand per una collaborazione su Instagram e io ho accettato perché sono andata a vedere il loro sito e avevano delle borse in realtà molto particolari e devo dire uniche, originali. Sono borse made in Italy, fatte in pelle, sono fantastiche, appunto sono abbastanza particolari i modelli. Io ho potuto scegliere un modello, questo è il brand Complete. Spero che si pronunci così, Complet. Appunto, mi è arrivata la borsa in una dust bag e questa è la borsa che ho scelto. Vediamo se vi piace. Eccola qua. Guardate che meraviglia questa borsa. Tra l'altro ho già pubblicato delle foto su Instagram. Andatemi a seguire su Instagram perché trovate già il look e le foto di questa borsa. È veramente fantastica. Secondo me è molto particolare, questo è il retro in realtà, vi faccio vedere il fronte. È una borsa a tracolla, ma si può mettere anche a spalla perché la tracolla è regolabile. È nera, effetto coccodrillo, ovviamente non è una borsa in coccodrillo. È molto particolare perché la chiusura è magnetica e poi si apre così la borsa. Questa è l'apertura, è una borsa a due scomparti, ok, non ci va tantissima roba all'interno. Anche perché è una borsa rigida, sotto è un po' più larga rispetto a sopra. Mi è piaciuta molto sia per, vabbè, il colore nero, l'effetto coccodrillo, e poi perché non avevo nessuna borsa così di questa forma. Tra l'altro somiglia moltissimo, abbastanza, quantomeno la forma, alla Polen numero 7 mini, che è una borsa che io vorrei acquistare, che trovo veramente super chic. Questa borsa è molto molto carina, andate a dare un'occhiata al sito perché hanno delle borse davvero molto molto belle. Adesso partiamo con gli acquisti che ho fatto io, partiamo da Intimissimi. Allora, sono andata in negozio perché in realtà avevo un buono di 10 euro se avessi speso 69 euro. Quindi, visto che mi servivano degli slip in cotone super semplici, ne ho approfittato, oltre agli slip che, vabbè, sono molto basic, diciamo, degli slip in cotone, c'era la promozione, se ne prendevi 3, il quarto era in omaggio, se non ricordo male, sì. Io ne ho presi 2 neri, uno blu scuro e uno color carne. Questi sono gli slip, lo so, sembrano i mutandoni di Bridget Jones, lo so, me ne rendo conto. Queste le ho pagate 7,90, però appunto la quarta era in omaggio. In realtà io ero andata, oltre che per gli slip, per riprendere la mia fascia, che tra l'altro indosso ancora adesso, super basic in color carne, che io ho da qualche anno e che ormai sta cedendo, si sta proprio ormai rovinando, ma anche perché forse è il reggiseno che utilizzo e che ho utilizzato di più negli anni, perché è una fascia, quindi potete indossarla con tutto, è al silicone, e poi di tutte le fasce che io ho provato, non solo da Intimissimi, è l'unica che per me regge davvero. Allo scollo, se vedete qua, molto pronunciato, quindi perfetto magari se avete anche qualche maglia un po' più scollata. Ha le bretelle, ma io le ho tolte subito perché la utilizzo proprio quasi sempre senza bretelle. Pagata 29,90. Visto che c'ero, volevo prendere un altro reggiseno. Cercavo il reggiseno bianco. Alla fine però non ho optato per la versione bianca, ma per la versione crema, sempre nude. Perché in effetti, anche lì pensandoci, il nude lo preferisco anche quando ho una maglia per esempio bianca. Appunto io sotto indosso un reggiseno color carne. E questo triangolo, appunto color crema, leggermente imbottito
appuntito. Molto bello perché ha l'effetto qua del pizzo, come vedete. In questo caso le bretelle non sono estraibili. Anche questo l'ho pagato 29,90. Ultima cosa che vi faccio vedere in intimissimi, perché io in realtà ero arrivata ai 70 euro. Però poi in cassa mi hanno detto che praticamente gli slip, essendo che sono tipo in promozione, perché c'è il 3 più 1, non valevano per arrivare alla soglia dei 70 euro, quindi devo ancora prendere qualcosa. E quindi ho preso questa canotta, questo top super semplice, 100% cotone, veramente basic, a costine, c'è la versione più scollata con le bretelline sottili e poi c'è questa che è più accollata con le bretelle più spesse, ma c'era in diversi colori, però io la volevo nera, proprio super basic. Ho preso una taglia S, la più piccola, e l'ho pagata 15,90. Vi faccio vedere quello che ho preso da Zara. In realtà ho preso questa cosa prima di partire, però appunto nel video haul che vi avevo pubblicato non l'avevo inserito, me ne ero proprio dimenticata, e quindi insomma recupero e ve li faccio vedere adesso. Dico subito, sono dei pantaloni bellissimi, molto particolari, però sono questi pantaloni a vita alta con chiusura qua col bottoncino e la cerniera, non hanno i passanti per la cintura. È un tessuto simile raso e poi hanno tutta questa fantasia bellissima, soprattutto al fondo hanno questa parte qua che mi piace tantissimo. Io ovviamente non ho più il codice qui, però vi lascio sicuramente il riferimento giù. Questi li trovate perché sono nuova collezione. Comunque ve li straconsiglio, se non ricordo male li ho pagati 39,95. Ho preso una taglia S, sono molto belli, sono leggerissimi, sono un po' larghi così, molto belli, molto freschi, li ho utilizzati in vacanza. Tra l'altro credo che ci sia la blusa abbinata, preferisco spezzare, infatti l'ho spezzato così con un body nero, bianco oppure verde. Adesso veniamo all'ordine che ho fatto su Zalando. Quest'ordine l'ho fatto prima di partire, perché ho visto che Zalando aveva tempi biblici per gli ordini fatti durante i saldi. Ho preso due cose che non ho provato, perché guardate, vi faccio vedere. Intanto mi hanno diviso l'ordine in due. Allora, la prima cosa è, ok, tiriamola fuori, dentro c'è, vabbè, ok, l'occorrente per fare il reso eventualmente, un jeans di Levi's. Allora, non so se ve l'avevo detto da qualche parte, ma sicuramente su Instagram ve l'ho detto. Io non ho mai avuto jeans Levi's. Tutti i decanter di jeans Levi's dicono che sono i più comodi del mondo. Quindi io già da qualche mese mi sono fissata, se non di più, che volevo prendere i jeans Levi's. Però a parte che ci sono miliardi di modelli, quelli cerco semplici, diciamo a sigarette in generale, a vita alta, però ogni volta notavo, soprattutto a parte che a prezzo pieno costano tantissimo, perché parliamo di jeans da 130 euro. Su Zalando ci sono i saldi, però devo dire che la taglia, almeno la mia, che è una delle più comuni, cioè va via in due secondi. E quindi sto dietro a questi jeans da secoli, veramente da mesi. Questo modello è il 501 Skinny. Il 501, per chi non lo sapesse, è il modello classico, iconico di Levi's. Ed è un jeans straight, quindi dritto, a vita alta, c'è in tantissimi lavaggi, e ho preso una 27, che sarebbe tipo una 41 italiana, per 30 la lunghezza. Avrei preferito una 32 perché ho le gambe lunghe, però non, di questo modello non esiste, quindi poi faccio vedere appunto magari se riesco, ecco qua il dettaglio, 501 skinny, 27 per 30. Allora, è un jeans appunto dal lavaggio medio e toccandolo lo sento, è molto strutturato, quindi non penso che sia molto elasticizzato. Anche per questo ho pensato di prendere la 27. La seconda cosa che ho preso è una cosa di Massimo Dutti. Allora, Massimo Dutti è un brand che so che fa cose di qualità. È un brand che fa appunto le cose minimal, semplici. Se vi piace lo stile minimal, pulito, Massimo Dutti fa delle cose molto belle, però obiettivamente la maggior parte delle cose costano care. Quindi io cercavo qualcosa in sconto su Zalando, ho visto questo top. Anche qui non ho idea per quanto riguarda la taglia. Vediamo, lo vedo con voi la prima volta. Ok, incartato benissimo. Questo top è meraviglioso, cioè guardarlo così già è stupendo. Spero vivamente che mi vada bene la taglia. Allora, è un top a righe, però mi sembra un po' grande a guardarlo così. Vabbè, adesso vediamo. Un top a righe con lo scollo a barca e i bottoni dorati, cioè ditemi se non è meraviglioso. Ho preso una taglia S, di questo me lo ricordo, sì, ho preso una taglia S, è stupendo.
Quindi adesso vediamo se mi viene, eventualmente proverò a vedere se c'è una taglia in meno, perché insomma mi sembra un po' larghetto guardandolo così. Il top è meraviglioso, cioè non so se potete ammirare e apprezzare veramente la bellezza di questo top. Allora, adoro tutto, la particolarità dello scollo così a barchetta, le righe ovviamente, perché amo le righe, i bottoni dorati, non è né troppo lungo né troppo corto, potete appunto inserirlo magari con un pantalone a vita alta anche all'interno. In questo caso, anche se il pantalone è su a vita alta, ho pensato di lasciarlo così all'esterno. Se vi capita, prendetelo assolutamente. Secondo me è veramente molto chic. Da solo lui fa l'outfit, perché appunto con un paio di jeans siete comunque molto molto carine. Ho azzeccato la taglia, per fortuna. Vi faccio vedere il retro. Spero di averlo messo bene. Ovviamente c'è anche l'etichetta, c'è ancora l'etichetta, però io direi che è davvero super approvato. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Questo è lo shopping che ho fatto in questi ultimi giorni. Insomma, questi io volevo farvi vedere, ci tenevo molto a farvi vedere questi nuovi acquistini. Fatemi sapere nei commenti, come sempre, cosa vi è piaciuto di più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Mi raccomando, ci tengo molto. Tra l'altro ad agosto, il 16 o il 17, non ricordo bene, il canale festeggerà un anno. Non ci posso ancora credere che ho aperto il canale ormai un anno fa. Mi sembra ieri, ma in realtà è passato già un anno, e vi ringrazio perché stiamo arrivando ai 3000. Ricordatevi di sostenermi e iscrivetevi al canale, mi raccomando, fate iscrivere tutti quelli che conoscete, e noi ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un grossissimo bacio, ciao.